io sono qui perché, diciamo, sì, come dire, sono solidale con il vostro lavoro e perché vi ringrazio del vostro lavoro. Non credo di avere altro da dire, perché appunto, diciamo, il mondo della giustizia, cosa che stava dicendo ora Adele, quindi potrà continuare lei, e poi c'è Irma Conti che interverrà dopo. Il mondo della giustizia è, diciamo, sì, un mondo attraversato dai problemi della salute mentale, oggi più che ieri, perché abbiamo alle spalle una scelta di deistituzionalizzazione importante, che è stata quella che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari, ma che comporta tutta una serie di problemi. Come sappiamo, qualsiasi scelta di deistituzionalizzazione restituisce al territorio e alla società i problemi che venivano chiusi dentro le istituzioni. Così è stato anche per gli ospedali psichiatrici giudiziari. Il sistema giudiziario soffre di questa cosa, perché era abituata a rimuovere la malattia mentale e nasconderla negli ospedali psichiatrici giudiziari. Oggi non lo può fare, per cui c'è quella utenza di cui parlava un attimo fa Adele, e quindi per far questo, per affrontare questi problemi, serve appunto un impegno come quello che voi testimoniate, non solo come struttura dedicata, ma come dipartimento, perché serve un impegno, diciamo, sì, dell'intero sistema di salute mentale, non solo di chi lavora in carcere o lavora in una REMS o quello che sia, ma dell'intero sistema di salute mentale, motivo per cui vi ringrazio e purtroppo, veramente mi scuso, vi saluto. Arrivederci.